Immaginiamo per un momento che gli alieni esistano veramente. Come potrebbero essere? Beh, probabilmente non somiglierebbero a questi, né si comporterebbero come loro. Arriverebbero da mondi lontanissimi e probabilmente sarebbero molto più evoluti di noi. Hanno alzato uno scudo elettronico. L'artiglieria non lo penetra. La domanda che sorge spontanea è: perché una specie simile dovrebbe prendersi il disturbo di venire sul pianeta Terra? Per i minerali? Per l'acqua? Per curiosità? Forse qui c'è una sola cosa che non è possibile trovare altrove in tutto l'universo. Gli extraterrestri potrebbero aver percorso le infinite distese siderali solo perché hanno un debole per gli umani. Forse vogliono fare sesso con noi. Benvenuti a questa trasmissione radiofonica straordinaria nella quale vi forniremo le ultime notizie su un fenomeno decisamente sorprendente. Fin dalle loro primissime apparizioni nella letteratura popolare, gli alieni hanno sempre avuto una caratteristica difficile da ignorare. Alcuni di essi sembravano flirtare con gli umani che incontravano. E tale luogo comune della finzione, secondo alcuni, corrisponderebbe a fatti realmente verificatisi. Quasi sempre, nei racconti delle persone che sostengono di aver avuto un incontro con un alieno, è ravvisabile una vena sotterranea di sensualità che percorre tutta la storia. Ed è così ancora oggi. Aspettate un momento, signore e signori. Credo stia succedendo qualcosa. Tra i molti che sostengono di essere stati rapiti dagli alieni, una notevole percentuale afferma di aver avuto rapporti sessuali con loro, persone come queste. Questa è Pamela Stonebrook, che afferma di aver avuto un amante extraterrestre e di aver coltivato tale relazione interrazziale per un anno intero, sebbene lui non la chiamasse mai. Aveva una pelle simile a quella di un rettile. Morbida e soda, ma non sentivo squame, sebbene non lo accarezzassi né abbracciassi. Lo sentivo accanto a me. Ed ecco Alice Haggerty. Sostiene che il suo bambino, metà umano e metà alieno, stia crescendo su un altro pianeta. Non sono una bugiarda. Non sono una che inventa storie. Queste cose succedono veramente. Dave Huggins si è addirittura innamorato di un essere proveniente da un'altra galassia. Probabilmente ha avuto inizio come una storia sterile, forse clinica, ma nel corso degli anni si è evoluta in una relazione molto significativa. Tutto ciò suona incredibile, e forse lo è, ma migliaia di persone sostengono di aver avuto incontri sessuali con extraterrestri. Alcuni piacevoli, altri molto meno. Se ciò corrispondesse al vero, sorgerebbero alcune domande. Come lo fanno? È piacevole? E se non lo è, perché la gente inventa tali storie o si convince che sono vere? Dove hanno avuto inizio queste storie d'amore intergalattico? Il primo episodio di presunto sesso tra umani e alieni venne alla luce 50 anni fa, con un racconto che scioccò l'America. Tre vennero dalla mia parte, alcuni andarono dalla parte di Betty. In quella situazione mi spaventai a morte. Mi dissi, l'unica è uscire dalla macchina e correre a nascondermi nella foresta. Accadde qui, a Lincoln, nel New Hampshire. Una piccola e sonnolenta cittadina ai piedi delle White Mountains. Si potrebbe pensare che da queste parti non accada mai niente,
Ma non fu certo una serata noiosa quella del 19 settembre del 1916, quando due abitanti di questa cittadina fecero un giro in automobile. Betty e Barney Hill furono protagonisti, come raccontarono, del primo incontro ravvicinato di tipo sessuale con degli alieni. E non fu affatto un'esperienza piacevole. Il loro racconto catturò l'immaginazione del pubblico e diventò il modello per una lunga serie di storie simili. L'appassionata storia di amore e sesso tra umani e alieni era iniziata. Ma come ha avuto origine un'idea tanto bizzarra quale quella degli alieni attratti dagli umani? Nella cultura popolare? Chiediamolo all'esperto culturale. L'associazione fra gli alieni e il sesso esiste praticamente da sempre. La classica immagine dell'alieno che tenta di portare via una bellissima ragazza è quasi uno stereotipo. È una delle icone del XX secolo. Fin dalla nascita della fantascienza, gli alieni sono spesso raffigurati come stranamente attraenti o come bestiali teppisti desiderosi di rubarci le donne. E forse è vero. Gli alieni potrebbero trovare gli umani davvero sessualmente irresistibili. Nel 1961 Betty e Barney Hill suggerirono tale ipotesi, annunciando al mondo di essere stati molestati da extraterrestri. Ecco Stanton Friedman, è un ufologo autodidatta che ha fatto carriera scrivendo libri sugli alieni. Il caso di Betty e Barney fu straordinario per una serie di ragioni. Mise i rapimenti in una nuova luce. Prima di allora non avevamo casi che suonassero ragionevoli o credibili. Betty e Barney sono ormai morti e Stanton sta andando a incontrare Katie Marden, la nipote di Betty e Hill. Sarà lei a illustrargli il racconto di Betty e Barney. Hi Kathy. Great to see you. La storia degli Hill ebbe inizio una sera mentre tornavano a casa. Guidando nel buio, videro una luce molto intensa che li seguì per una cinquantina di chilometri. E poi... beh... potete indovinare cosa successe. Vedi la curva laggiù, a nord di dove ci troviamo ora? Betty e Barney girarono a quella curva e davanti a loro videro un UFO, sospeso in aria sulla strada. Barney disse di aver scorto un gruppo di figure al centro della fonte luminosa, una delle quali usò i propri poteri telepatici contro di lui. C'era un volto che attirava la sua attenzione e il messaggio che quell'essere gli trasmetteva lo costringeva a rimanere lì. Gli impediva di allontanarsi. Sentiva, insomma, di non avere la libertà necessaria a riporre il binocolo e a darsi alla fuga. Ne udì Betty che gli urlava di tornare indietro. No, infatti, lei urlava: razza di scemo, torna subito qui, Barney! Dopo essere stati portati a bordo di un UFO, Betty e Barney entrarono in coma profondo. Inizialmente non ricordavano cosa fosse capitato. Poi fecero ricorso all'ipnosi e i ricordi presero a fluire con agghiacciante nitidezza. A ogni seduta, Betty e Barney rivelarono al pubblico dettagli sempre più coloriti in una serie di interviste televisive che fecero grande scalpore. Abbiamo entrambi descritto sotto ipnosi che l'auto si fermò, l'impianto elettrico si spense e vedemmo un gruppo di uomini venire verso di noi. Il vicino di casa degli Hill, Peter Jeremiah, li aiutò a raccontare la loro storia prima che morissero, creando un album fotografico del loro racconto. Ora possiede le registrazioni delle ultime sedute di ipnosi della coppia.
Attraverso la strada. Eccolo, è lassù. Oddio, aiutami! Calmati. Puoi vederlo, ma non può farti del male. Vai avanti. Questa è una foto di Barney sotto ipnosi. La scattarono per mostrare il terrore sul suo volto. Devo prendere la pistola. Oh, mio Dio! Mio Dio! Va bene. Sotto ipnosi, Barney descrisse come gli alieni di sesso maschile lo costrinsero a salire a bordo della navicella e come presero a mostrare un innaturale interesse per i suoi genitali. Nel frattempo, altri alieni rivolsero le loro attenzioni verso Betty, che fu prontamente spogliata. Sembravano essere interessati soprattutto alla mia pelle. Dopo aver esaminato il suo corpo nudo, gli alieni procedettero a un esame interno. Quindi la situazione peggiorò. Betty raccontò che gli alieni conficcarono un enorme ago nel suo ombelico. Vide avvicinarsi l'individuo che lo teneva, il medico, se vogliamo. Era molto doloroso. Era l'ago più grande che avessi mai visto. Gli chiesi cosa intendesse fare. Un alieno agitò una mano davanti al volto di Betty e il dolore scomparve. Betty descrisse le fattezze degli alieni a un artista che eseguì il loro ritratto e realizzò questo busto. Il capo aveva questo aspetto. A quanto pare, gli extraterrestri indossavano uniformi e berretti. Fino a quel momento, i racconti degli incontri ravvicinati si limitavano a luci luminose o a dischi rotanti. Betty, invece, si era spinta ben al di là. Ma cosa successe veramente? Una possibilità è che Barney e Betty inventarono tutto. È evidente che apprezzavano l'attenzione dei media. O erano vittime di qualche forma di psicosi? È possibile che esista una spiegazione più semplice. Quando andarono dallo psichiatra, il dottor Ben Simon, quest'ultimo concluse che probabilmente all'origine di tutto c'era un brutto sogno. Mi convinsi del fatto che l'intera vicenda, o almeno il racconto del rapimento, fosse un sogno. Ma se il primo caso di sesso alieno è stato veramente un brutto sogno, come spiegare le migliaia di casi simili emersi da quel momento in poi? Il presunto esame sessuale subito da Betty e Barney era un riflesso della loro epoca. Nel 1961 la società era piuttosto conservatrice. Conformemente allo spirito di quel tempo, la coppia dichiarò di aver vissuto quell'esperienza come qualcosa di orribile. Ma alla fine degli anni 60 i codici della morale erano cambiati, la rivoluzione sessuale era in piena esplosione e gli incontri sessuali tra umani e alieni divennero positivamente orgasmici e piacevoli. Questo è Riley Martin. A suo dire, negli anni 60 iniziò a partecipare a orge con ninfomani aliene su una nave spaziale vicino a Saturno. Vidi delle donne, o almeno pensai che fossero donne, ferme nell'ombra. Così dissi: ehi amico, perché non mi presenti alle ragazze? Mi portarono in una camera. C'era una sorta di nebbia. Probabilmente si trattava di un afrodisiaco, che so io. Guardai in basso e scoprii che per qualche ragione ero nudo, sebbene sapessi di non essermi tolto i vestiti da solo. Though I certainly hadn't taken my clothes off myself. Riley sostiene di essere stato drogato e ridotto all'obbedienza da un'orda di aliene dalla pelle leopardata e dai seni enormi, le cui fattezze erano squisitamente umane. Le trovavo molto attraenti.
Comunque, se fossi stato padrone di me, non mi sarebbero certamente sembrate così attraenti. Ma in quella situazione, a causa di quella nebbia, avrei fatto l'amore anche con un idrante. A quel punto non ci stavo con la testa. Capite cosa intendo, no? Però erano proprio deliziose. Direi con la pace e la gioia. Enjoy. Questo è Dave Huggins. Di giorno prepara panini per i pendolari del New Jersey, ma di notte soddisfa altri viaggiatori con altre esigenze. Yes, can I help someone? Dave sostiene che l'aliena che va a trovarlo è una donna, pardon, un'aliena moderna. Sa cosa vuole e sa come ottenerlo. Niente preliminari, niente di niente. Tira via le coperte, sale su di me e inizia a fare su e giù. Dopo un po' io raggiungo il climax. Lei si alza, rimette a posto le coperte e scompare attraverso l'apertura. A differenza di Betty e Barney, Dave è entusiasta dell'esperienza. È molto attraente, ha un bel corpo. È difficile guardarla in faccia per l'intensità degli occhi. The intensity of those eyes. E per Dave, come capita spesso, ciò che era iniziato come una storia passionale si è trasformato in qualcosa di più. L'aliena, Crescent, continua a tornare da lui. Crescent mi conosce intimamente. Ci sono stati diversi episodi romantici tra me e lei. La nostra storia ha avuto inizio come qualcosa di sterile, di quasi clinico, ma si è evoluta negli anni in una relazione molto significativa. Lei è veramente deliziosa. Come mai Crescent abbia un nome inglese, Dave non lo spiega, ma sostiene che non è l'unica aliena interessata a lui e ne ha immortalate diverse sulla tela. Ne conosco non meno di 5. Ci sono i piccoletti, che loro chiamano i grigi. Poi ci sono le donne, c'è un tizio alto e magrissimo e un bassetto peloso. So che ce ne sono altri, li ho visti. E avevano un aspetto molto umano. Con 5 aliene ho avuto più interazione che con tutti gli altri. Il racconto di Dave e dei suoi rapporti sessuali con le aliene è molto diverso da quello di Betty e Barney Hill. Ma alcune cose li accomunano. Ad esempio, tutti gli alieni sembrano somigliare a noi o ad altre specie terrestri. Il che è piuttosto strano, perché i massimi esperti ritengono che, quando anche esistessero, gli alieni non assomiglierebbero affatto ad alcuna specie da noi conosciuta. Questo è Seth Shostak, dell'Istituto SETI in California, che ricerca forme di vita intelligente extraterrestre. Se osserviamo tutte le altre forme di vita che abitano la Terra, notiamo che sono molto diverse le une dalle altre. Siamo simili alle scimmie, ma non alle giraffe, agli scoiattoli, ai serpenti, ai pesci. È difficile immaginare che forme di vita aliene possano somigliarci. Poi bisogna anche risolvere la questione del genere. In quasi tutti i racconti riguardanti i presunti incontri sessuali con gli alieni, ci sono sempre alieni maschi e femmine. E stranamente quasi tutti i maschi umani raccontano di aver fatto sesso con aliene femmine e viceversa. Tra gli alieni, dunque, non esistono gay né ermafroditi? E se anche gli extraterrestri avessero due sessi come noi, come mai hanno genitali simili ai nostri? Gli alieni sono descritti come umani con strane teste. Nessuno accetterebbe di fare sesso con un alieno dall'aspetto alieno. Non succederebbe niente. In una occasione mi trovavo con una femmina molto grossa. Non sono tutte della stessa stazza. Esistono donne enormi laggiù. Si potrebbe ipotizzare che siano delle guardie.
Aveva le braccia incrociate sul petto. Poi le sollevò da davanti ai seni per farmeli vedere. Era come se mi stesse dicendo a modo suo: andiamo a letto. Lei era sotto di me. Era la prima donna che si metteva in quella posizione. Mi afferrò per i fianchi e cominciò a muovermi, in questo modo, molto velocemente. Io le dissi: no, a me piace farlo lentamente. Quella volta ci fu qualche preliminare. Ho iniziato a baciarla e a masturbarla e ho udito un verso di piacere provenire da lei. Dave è sposato e, sorprendentemente, sua moglie Janice detesta tutto questo parlare di alieni. Si è sempre rifiutata di averci a che fare. Io sono fedele. Non faccio lo scemo con nessuna femmina umana. Non che non le noti, ma non faccio il farfallone. L'unica donna che io abbia mai conosciuto è Janice. E poi queste altre femmine. Quindi cosa succede? Le persone come Dave sono persone deluse che tentano di rendere le loro vite più emozionanti inventando amici provenienti da altri pianeti? O forse c'è qualcosa nel profondo della sessualità umana che rende particolarmente attraente la fantasia di fare sesso con un partner tabù? È il momento di rivolgersi a uno psicologo. Gli uomini tipicamente prediligono le bionde con grossi seni e le donne tipicamente cercano uomini simili a dei greci. È con tali partner che quasi tutti noi vorremmo fare sesso. Pertanto sono queste le forme che quegli esseri assumono. Dunque la faccenda inizia a scaldarsi. Secondo gli esperti, gli alieni somigliano a esseri umani perché sono frutto delle nostre fantasie sessuali. E l'alieno che fa visita potrebbe essere semplicemente l'incarnazione del partner sessuale ideale. Ma forse esiste un'altra spiegazione. È possibile che gli alieni abbiano sembianze umane perché si mimetizzano? Un rettile, non saprei come altro descriverlo. Sappiamo che una volta pervertita, una persona è praticamente irrecuperabile. Non può più adattarsi ad atteggiamenti sessuali normali. Le storie di chi sostiene di aver fatto sesso con gli alieni sono piene di contraddizioni. La domanda principale è: come mai gli alieni hanno sempre un aspetto umano? Questa è una delle canzoni che ho scritto. Qualcuno ha avanzato una teoria affascinante. Forse si tratta di un astuto travestimento. Così ritiene una cantautrice texana. Il suo nome è Pamela Stonebrook. La sua carriera ha avuto una battuta d'arresto quando ha iniziato a ricevere visite notturne da un ardente ammiratore alieno. Cominciai ad abituarmi a lui. Le sue esperienze iniziarono all'improvviso. Mi sono svegliata in piena notte e ho visto un uomo di incredibile bellezza, un dio greco, che faceva l'amore con me. Non avevo idea di chi fosse. Sapevo di essere tornata a casa da sola quella notte, ma siccome faceva sesso in modo fantastico, decisi di lasciarmi andare, di starci e di pormi domande l'indomani. Ma quell'amante alieno aveva un lato decisamente inaspettato.
All'improvviso ho avvertito un cambiamento nell'energia. Non voglio essere troppo esplicita, ma ho sentito quell'essere farsi sempre più grande dentro di me e sempre più aggressivo, fino a quando non ho potuto fare a meno di aprire gli occhi. E proprio quando le cose stavano andando tanto bene, l'alieno ha rivelato i suoi veri colori. E ho visto un essere del tutto diverso. Era un rettile, non saprei descriverlo diversamente. Aveva una pelle simile a quella di un serpente, morbida e soda, ma non sentivo le squame, sebbene non lo accarezzassi né abbracciassi. Lo sentivo accanto a me. Pamela ha finito per accettare il fatto che il suo alieno fosse un rettile. Dopotutto, l'amore non consiste nel fare sacrifici. Così ha cambiato il suo nome d'arte in The Intergalactic Diva e narra le proprie esperienze con le proprie canzoni e con un sito web a pagamento. Ho trovato un alieno stavolta e lui dice che io sono al di sopra dell'universo. Ho trovato un alieno stavolta che ha una linea cosmica. Soltanto lui potrebbe infrangere questo incantesimo. Potreste pensare che storie come quella di Pamela siano un fenomeno prettamente moderno. In realtà i primi casi di supposte relazioni sessuali con esseri di altri mondi risalgono a molto tempo fa. Centinaia di anni fa si riteneva che il mondo fosse affollato di demoni passionali e dei amorevoli che punivano sessualmente le loro vittime durante il sonno. Potrebbe questa essere la spiegazione di tutti questi racconti? Uno scienziato pensa di sì. Il dottor David Hufford ha studiato diverse culture ed è rimasto affascinato da come in molte di esse ricorrano a racconti di incontri bizzarri durante il sonno. Secondo alcuni si trattava di stregoneria, per altri erano i demoni, per altri ancora i fantasmi. I Navajos parlano di camminatori sulla pelle. Chi ha vissuto una simile esperienza ha la chiara impressione che esistano entità in grado di entrare nella sua stanza. Paralizzarlo, schiacciarlo e incutergli una sensazione di apprensione, di presenza del male. Il dottor Hufford ha iniziato a interessarsi a questo fenomeno dopo aver vissuto in prima persona un'esperienza simile. Racconta di essersi svegliato dal sonno profondo e di aver avvertito improvvisamente una presenza maligna nella stanza. Ma la cosa peggiore, a quanto sostiene, è che era completamente paralizzato. Non riuscivo a emettere un suono. Poi ho sentito il letto muoversi. Mi parve che qualcosa si stesse arrampicando sul letto. Quindi avvertii una forte pressione sul petto e sulla gola. Mi pareva che qualcosa mi stesse strangolando e pensai, sto per morire. Il dottor Hufford ritiene di aver scoperto la ragione per la quale lui e migliaia di altre persone hanno vissuto tali esperienze. È un fenomeno chiamato paralisi nel sonno. La paralisi nel sonno si verifica in uno stato di dormiveglia, quando i meccanismi cerebrali deputati all'attività onirica agiscono durante la veglia. Con il cervello sveglio e il corpo ancora addormentato, il soggetto riferisce che durante l'episodio si sente perfettamente cosciente, ma incapace di muoversi. Trova difficile respirare come se qualcuno lo stesse strangolando. E soprattutto, il fenomeno dà luogo ad allucinazioni, il che può spiegare la comparsa di demoni e ovviamente di alieni affamati di sesso. Sono contento di rispondere a queste domande. Non saprei come spiegarmi la faccenda. La paralisi nel sonno potrebbe spiegare molti incontri sessuali tra umani e alieni, ma può spiegarli tutti? Dopotutto c'è gente che sostiene di aver visto gli alieni mentre era alla guida, dunque mentre era sveglia, oppure no? Immaginiamo per assurdo che alcuni di questi incontri sessuali tra umani e alieni si siano verificati veramente.
La domanda che sorge spontanea è: perché mai è successo? Cosa ha attirato gli alieni? Forse gli umani sono considerati una razza facile? Oppure è in atto da parte degli alieni una più ampia e inquietante strategia? Questa è Alice Haggerty. È una madre di 3 figli divorziata e oggi vive con il proprio compagno, Pat Marcatilio, nel tranquillo quartiere di Trenton, nel New Jersey. Eccone uno. Oh, yeah. Oh sì. Alice dice di vedere gli alieni e di vederli da sempre, anche se per molto tempo nessuno le ha creduto. Una volta dissi a mia madre che vedevo quegli esseri. Avevo 7 anni, forse 8, e mi fu detto che si trattava di demoni e che stavo giocando con il fuoco. Per me era molto difficile, perché non sono mai stata una bugiarda. Insomma, non sono mai stata una persona che inventa storie. Ma tutto è cambiato quando Alice ha incontrato Pat. Voi due state per iniziare uno strano viaggio. Si sono incontrati a una conferenza sugli UFO. Diciamo solo che Pat non può essere definito uno scettico quando si tratta di alieni. Infatti, ne è ossessionato. Ha raccolto praticamente tutto il materiale sugli UFO mai pubblicato e ha anche una serie di filmati. Naturalmente l'amore tra i due è fiorito. Quindi un inaspettato evento ha dato a entrambi una decisione molto difficile da prendere. Alice venne da me e mi disse che era incinta. E io risposi: oh mio Dio, eravamo sorpresi. Il giorno di Natale, o forse era la vigilia di Natale. La vigilia di Natale, sì. C'era una grande macchia di sangue sul suo letto, così pensò di non essere più incinta. Avrebbe potuto essere considerato un aborto, ma per Alice e Pat c'era una spiegazione più convincente. Gli alieni. Avevano preso il bambino. Il nostro bambino. La maggior parte degli aborti ha luogo entro i primi 2 mesi. Io ero già oltre tale termine e sapevo che mi era successo qualcosa di diverso. Così capii che erano stati gli alieni a prendere il mio bambino. Ma perché mai gli alieni avrebbero dovuto prendersi il figlio di Alice? Lei è convinta di saperlo. Il bambino infatti non era figlio di Pat, ma il frutto di un incontro sessuale con un alieno. E la buona notizia è che il bambino non è morto. Il piccolo si trova a bordo di un'astronave proprio adesso. Ma Alice come lo sa? Beh, lei dice che durante uno dei suoi viaggi nello spazio ha visto con i suoi occhi centinaia di altri bambini ibridi, metà umani e metà alieni. I bambini erano piccolissimi, forse alti una 20 centimetri. Avevano una peluria molto sottile e rada. Attraverso la pelle era visibile lo scheletro. Gli occhi erano normali, ma vi si poteva scorgere saggezza, una sapienza innaturale. Possedevano la conoscenza dell'universo. Erano molto più intelligenti di quanto potremo mai essere. Secondo Alice, le sue responsabilità non sono terminate con l'accoppiamento. Gli alieni, dice, l'hanno più volte rapita per brevi periodi per usarla come balia. Quando ero a bordo, posai una mano su un cilindro che si innalzava dal pavimento e sentii tutta la mia energia confluire al suo interno. Mi fu detto che era l'amore materno necessario ai bambini. In qualche modo, loro trasferiscono quella energia ai bambini, che, a quanto pare, non possono vivere senza un contatto umano. Era come se io fossi un distributore di amore universale per quei bambini. Alice non è la sola ad affermare di aver dato alla luce degli ibridi.
Anni dopo i suoi incontri con il rettile alieno, Pamela sostiene di essersi svegliata una notte completamente nuda e circondata da alieni che l'hanno condotta in una stanza all'interno di un'astronave dove erano in attesa alcune piccolissime figure. Scusate, in questo momento sto rivivendo quell'esperienza. C'erano quattro bambine piccolissime che mi corsero incontro afferrandomi le braccia, chiamandomi mamma. Io ero troppo sconvolta per abbracciarle e continuavo a dire lasciatemi, e loro mamma non andartene, risposi fatemi uscire di qui, allontanatevi da me, e all'improvviso mi sentii come cadere all'indietro attraverso la porta. Mi svegliai nel mio letto sconvolta, ero in preda al panico, non ricordo di essere mai stata spaventata come in quell'occasione. Notai che le braccia mi dolevano, guardai in basso e vidi dei lividi grandi come delle monetine sulle braccia, là dove le mie figlie mi avevano afferrato. Compresi così di aver avuto un'esperienza concreta, fisica. Una cosa spaventosa per me, che non avevo mai voluto figli. Apparentemente non solo le donne umane si accoppiano con gli alieni. Fui scortato in un'altra stanza che era affollata di bambini. Ricordo che chiesi, di chi sono questi bambini? E lui mi indicò, questi sono tuoi. Non saprei dire quanti fossero, ma erano accatastati dal pavimento al soffitto. Ed erano tutti in quella stanza. Probabilmente saranno stati 200. Erano tantissimi. Dave Huggins ha anche un figlio terrestre. Michael è cresciuto tra le storie sugli alieni raccontate da suo padre. Quando ero più giovane, la pensavo in modo molto diverso sugli alieni e ne parlavo tantissimo. Tutti i miei amici erano interessati. Beh, se sono storie vere, è fantastico. Se veramente qualche aliena è scesa dal cielo e ha detto a papà «Voglio fare sesso con te», è un bel complimento per mio padre. Ma c'è ancora una domanda che non ha mai trovato una risposta convincente. Perché tra tutti gli abitanti del nostro pianeta sei stato scelto tu come padre di quei bambini? Non ne ho idea. Deve avere a che fare con qualcosa che sta succedendo alla loro razza. So una cosa sola, che tu hai un sacco di fratellastri e sorellastre da qualche parte. Non ho idea di dove si trovino, ma so che esistono. È facile bollare tali storie come assurde. Dopotutto, Alice e Dave non hanno prove di neanche uno dei loro presunti incontri con gli alieni. Ma cosa potrebbe spiegare tutte queste storie? Beh, potrebbero essere state suggerite dalla fantascienza, che è ricchissima di storie di programmi di allevamento di ibridi umani-alieni. Già nel 1925 una versione de La guerra dei mondi di Herbert George Wells fu riscritta per includervi la creazione di ibridi umani-marziani. Alcuni scettici ritengono che tali racconti dipendano da un profondo bisogno psicologico. I rapiti in genere e le persone che riferiscono di aver vissuto altre esperienze paranormali sono spesso soggetti che hanno patito un trauma durante l'infanzia e quelle particolari esperienze paranormali potrebbero far parte di un meccanismo di difesa. Ma forse non si tratta di un'elaborata finzione. Forse, ma solo forse, è tutto vero. Quest'uomo crede che gli alieni siano impegnati in una massiccia campagna volta a eliminarci per mezzo dell'ibridazione della nostra razza. Un'idea ardita? Si tratta di un programma di integrazione il cui scopo finale è dominare la nostra società.
Secondo le migliaia di persone che giurano di averlo provato, il sesso tra umani e alieni è ben più che sesso a scopo ricreativo. Per molto tempo c'è stato un mistero al centro dei loro racconti. Se fosse vero, perché gli alieni vengono sulla Terra? Cosa ricavano da noi? Ovviamente, tentare di determinare il motivo non è facile. Non ci vedo nulla di sinistro, però. Insomma, forse sono degli studenti che lavorano alle loro tesi sullo sviluppo biologico di questa bizzarra specie terrestre. O forse no. Sono cotto di quella. Altri esperti di ufologia ritengono che gli alieni abbiano uno scopo più inquietante. Ecco un uomo che pensa di avere una risposta. Sebbene sia un professore di storia, il dottor David Jacobs crede fermamente nella veridicità dei racconti di rapimenti alieni ed è giunto a una conclusione spaventosa. Le prove mostrano che si tratta di un programma sistematico su scala mondiale. Ha uno scopo preciso e si svolge clandestinamente. Insomma, è un programma elaborato da esseri venuti chissà da dove e volto a soddisfare il loro obiettivo. Secondo la teoria del dottor Jacobs, gli alieni stanno producendo degli ibridi per poter vivere tra noi senza essere notati. Si tratta di un programma di integrazione il cui scopo finale è dominare la nostra società. Ok, ma il dottor Jacobs come è giunto a tale conclusione? Quando ascolti la stessa storia 700 volte da altrettanti individui, è difficile dire che si tratta di fantasie. Il fatto è che si tratta di un programma di riproduzione. I 700 casi di Jacobs descrivono le esperienze di accoppiamento con gli alieni durante diverse sedute di ipnosi da lui stesso condotte. Il dottor Jacobs ha anche ricevuto molte lettere. Io e i miei colleghi abbiamo esaminato le storie di migliaia e migliaia di persone che ci hanno scritto, telefonato o contattato in altri modi per raccontarci di aver vissuto in prima persona tale fenomeno e sappiamo che è solo la punta dell'iceberg. Ma questo allarmante scenario presenta una o due incongruenze. Se veramente gli alieni volessero rubarci il pianeta, una strategia di ibridazione sarebbe probabilmente troppo lenta e laboriosa. Ma gli alieni non erano armati di pistole a raggi. E comunque chi ha detto che umani e alieni sono sessualmente compatibili? La riproduzione è qualcosa di molto specifico. Solo razze molto simili possono incrociarsi con successo. La definizione stessa di specie afferma che ogni individuo può riprodursi solo accoppiandosi con uno della stessa specie. La riproduzione tra specie diverse non funziona, e questo ammettendo che gli alieni abbiano un DNA. L'idea di un ibrido umano-alieno è assurda, mi fa sorridere. Ma anche senza considerare le regole basilari della genetica, c'è un'altra contraddizione nella tesi del dottor Jacobs. Riguarda le sue prove. Fino a che punto possiamo fidarci dell'ipnosi? Io non credo che l'ipnosi riveli ricordi veri o esperienze reali, ma da un corso logico all'immaginazione. Si seguono percorsi mentali con incredibile convinzione fino a ritenerli reali. Se inavvertitamente si evoca un ricordo falso durante una seduta di regressione ipnotica, da quel momento in avanti si rischia di considerare tale ricordo come un'esperienza realmente vissuta.
Ma anche se la tesi del dottor Jacobs di una gigantesca cospirazione aliena volta all'estinzione del genere umano si rivelasse errata, ciò non proverebbe che tutte le persone che sostengono di aver fatto sesso con un alieno dicano il falso. Chi può dirlo? Forse da qualche parte, in una città vicina alla vostra, due esseri si stanno incontrando per la prima volta e stanno per dare inizio a qualcosa di meraviglioso. In un mondo nel quale l'amore scarseggia, lo possono trovare come un dono letteralmente sceso dal cielo. I've got a name.